C'è un momento che si Buonasera a tutti. Grazie a Manuela Sapla, Orrena Serafini e Carlo Moser. Un applauso, ok. Buonasera a tutti e a tutte. Ringrazio di essere intervenuti a questo evento, siete molto numerosi. È un evento organizzato da Boralà, sito di Trieste, Gorizia e Litoral. Sono Sara Matiacic, responsabile editoriale di questo sito, appunto. Io chiamerei brevemente qua la persona che mi ha reso possibile questo incarico e di fatto di essere qua, Enrico Maria Milic, amministratore della società editrice di Boralà. Prego Enrico. Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti a questa serata di intrattenimento, informazione e comunità. Per quanto riguarda l'intrattenimento, già abbiamo iniziato e sicuramente continueremo molto bene. Per quanto riguarda invece l'informazione, su Bora.la trovate una lunga serie di articoli di qualità, di approfondimento sulla vicenda del rigassificatore voluto da Gas Naturale a Zaule, a cura di Luciano Santin, che fra un po' vedrete sul palco, e di Sara Matiacic in particolare, non solo. Per quanto riguarda invece la comunità, la comunità siete voi, siamo noi, la comunità che può discutere ancora di più e decidere di quello che dovrà accadere sul nostro territorio. Banalmente, ma forse no, vi chiediamo di compilare questi prestampati che fra qualche minuto faremo girare tra di voi per restare in contatto, perché evidentemente la comunicazione resti attiva, la comunità resti attiva se ce ne sarà bisogno per discutere e decidere avanti chi è qua presente, per esempio. Diego, scusate questa informazione tecnica, le persone di riferimento per questi moduli che faremo girare: Diego Manna, io e Laura Bartoli. Ridateli a noi tre questi moduli. Grazie a voi. Ancora due parole. Il progetto di Gas Naturale, diciamo che almeno non ci convince, crediamo che si poteva far altro e poteva far meglio. Due ringraziamenti per finire. Ringraziamento al Consiglio Comunale che ha sostenuto la realizzazione di questa serata e al tavolo tecnico, in particolare nella persona di Adriano Bevilacqua, che fra un po', anziché subito, è qua con noi. Un applauso. In questi tre mesi Adriano Bevilacqua, Luciano Santini e Sara Matiacci ci hanno lavorato duramente per informare migliaia di persone su internet, non solo, sul giornale, eccetera, eccetera, e per organizzare una serata importante come questa. Quindi grazie davvero e vi rilascio quindi a questa serata di intrattenimento, informazione e comunità, a partire dal rimanere in contatto tutti quanti per essere pronti anche nel futuro. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Mi sento un po' una madrina qua, anziché il solito coordinatore del tavolo tecnico rigassificatori. Ricordiamo solamente, velocemente, perché dicono che già siamo in ritardo con i tempi. Il tavolo tecnico è formato da 21 docenti, 21 professori, che a titolo personale, gratuitamente, studiosi provenienti non solo da Trieste ma anche dalla Slovenia, sono tre anni che lavorano analizzando la documentazione fornita dalla Gas Natural. Quello che è stato visto e trovato, sono ormai le disamine, sono oltre 400 pagine circa, hanno riscontrato tutta una serie di anomalie. Queste anomalie sono state firmate da 21 studiosi e non c'è altro da aggiungere su questo. Mai siamo stati smentiti, mai nessuno pubblicamente l'ha mai fatto. Perché? Perché chi lo fa o è un ignorante oppure semplicemente è di parte. Perché i dati sono inconfutabili. Questo è tutto. Oggi chi devo ringraziare? Devo ringraziare Sara con Boralà,
e Luciano Santin, perché finalmente siamo usciti un attimo da questa coreografia di scienza, di studio, che ha reso forse tutto questo lavoro poco potabile, ma non era compito nostro informare, il nostro compito era semplicemente studiare, fare quello che forse la politica al tempo non fece. E oggi, grazie a questo evento, viene potabilizzato, viene reso esplicabile quello che forse è stato reso dai nostri professori, giustamente, un po' troppo pesante. Grazie a tutti. Grazie a te, Adriano.